sono particolarmente commossa oggi di essere qui perché mi ricordo che mi vedete comunque, sì. Negli anni 70 è proprio in questa sede che ho incontrato Giovanni Bianchi col quale, voglio dire, abbiamo molto collaborato, molto ricercato, non ci siamo mai persi di vista per tutti, per questi quasi 50 anni. Quindi lui se n'è andato alla casa del padre qualche mese fa, e tra l'altro uno degli ultimi lavori che lui ha fatto è un libro sulla mia esperienza, quindi sono doppiamente grata a questo grande uomo che non ha mai smesso, voglio dire, di credere che questo mondo è possibile cambiarlo, non, cioè, nonostante, voglio dire, tutta la sua attività di pensatore, di politico, però conservava questa fede straordinaria della possibilità di cambiare il mondo. E questo era quello che ci univa. Bene, e quello che ci univa ci ha unito per 50 anni. E non solo amico mio, ma anche di mio marito e di tutta la comunità di Novacana. Bene, io ho conosciuto nei suoi ultimi mesi di vita anche sua figlia, sono stata molto vicina anche a sua figlia, Sara. Bene, adesso ci resta di essere vicini alla sua dolcissima moglie, Silvia, che è qui con noi e che e anche lei è tutta protesa del lavoro, voglio dire, della testimonianza cristiana, in un lavoro di solidarietà straordinario, quindi non la lasceremo sola, saremo sempre vicino a lei. Comunque, questo io volevo incominciare a dire questo grazie a questo grande uomo che ha portato le ACLI, diciamo, molto in alto. Noi siamo sempre stati anche degli aclisti, quindi abbiamo collaborato e dentro il movimento e anche fuori come amici personali, quindi questo ricordo in modo particolare da parte mia e di tutti, spero. Un grazie a questo grande uomo. Allora, buonasera a tutti. Tanto un grazie di cuore a Giovanni Bianchi, in particolare però per questo evento a Giambattista Armelloni, alle ACLI e all'Associazione Novacana, che da subito ha accolto l'idea di questo incontro e ha lavorato per la sua realizzazione. Grazie anche a tutti voi che siete venuti qui, anche con lo sciopero oggi. Io sono Roberta Trucco e sono qua in qualità di curatrice del libro Siamo Tutti Diversi, che ho curato insieme a Cristina Guarnieri, edito da Castelvecchi. Ho conosciuto Teresa circa 3 anni fa. Di professione sono madre casalinga, quindi amo definirmi in modo tardivo femminista, penso che oggi ci sia bisogno di dirlo, ed è così che questa curiosità mi ha portato a incontrare questa straordinaria monaca, che è Teresa Forcades. Quindi sono andata nel monastero di Montserrat a conoscerla. Ho trovato una comunità, non solo Teresa, ma una comunità di monache veramente all'avanguardia, capaci di interpretare la complessità della contemporaneità in modo straordinario. Sono rimasta colpita dal pensiero di Teresa, ma anche dalla radicalità con la quale lei lo pratica, lo porta in giro, e così sono rimasta contagiata e ho sentito il desiderio di far circolare questo messaggio. E per caso, ma niente succede per caso, io credo nella provvidenza divina, è nato questo libro. Ci tengo a dire, appunto, come casalinga ho incontrato per caso, che non è un caso, questa casa editrice che era interessata a questo messaggio, e da questo è nato il libro. Ma quello che è interessante è anche che le vicende della vita umana, appunto, è grazie a Teresa che ho conosciuto Angela Volpini. Perché in quel monastero loro hanno un negozietto dove vendono ceramica, perché si autosostengono sempre, da sempre con la ceramica, e oggi hanno anche una piccola casa editrice indipendente e pubblicano libri, in particolare anche quelli di Teresa. E lì comprai un libro che si chiama La nuova immagine di Dio, che era proprio una conversazione tra Teresa e Angela su questa nuova idea dell'essere umano, una nuova antropologia e una nuova teologia.
e quando sono tornata in Italia ovviamente ho sentito il richiamo a conoscere questa donna, perché entrambe portano un messaggio molto simile, pur partendo da esperienze molto differenti e con linguaggi diversi, ovviamente un linguaggio mistico, un linguaggio quasi più accademico. Teresa ci accompagna attraverso attraverso la costruzione di un pensiero a cui siamo abituati a fare questo salto radicale, secondo me. E quindi questi due linguaggi possono risuonare le persone in modo differente, ma hanno veramente una radice comune, che è la ricchezza dell'unicità dell'individuo, della diversità, e richiamano alla responsabilità dell'individuo, del singolo, in modo veramente molto profondo. Tutti possiamo contribuire a cambiare il mondo e a migliorarlo, tutti siamo chiamati grazie al dono che abbiamo, che è la nostra originalità. Quindi vi presento brevemente queste nostre relatrici e poi lascio parlare loro. Angela Volpini, come molti voi sanno, è un importante testimone del Novecento. Il suo pensiero ha influenzato la cultura di un intero secolo. Negli anni 60 fu invitata a discutere le tematiche del Concilio Vaticano II da un gruppo di vescovi dell'America Latina. In quello stesso periodo fu anche invitata all'Académie Française e partecipò agli incontri di un gruppo di noti intellettuali come Sartre, Maritain, Orsenay e Le Corbusier. E dal 47 al 56 è stata protagonista di un'esperienza mistica molto importante. La sua storia è stata studiata, analizzata, raccontata per molto tempo in diversi ambiti, non solo quello ecclesiale. Fu amica al tempo stesso di grandi intellettuali e di persone semplici. Il suo pensiero è focalizzato sulla ricerca del senso della propria vita e conoscere la vera essenza dell'essere umano come apertura a tutte le possibilità. A questo scopo ha fondato nel 1958 l'Associazione Culturale Zavacana, di cui oggi è presidente. Teresa è una monaca benedettina catalana, è laureata e dottorata in medicina e teologia con una specializzazione in medicina interna conseguita a New York e un master in teologia alla Harvard University. È autrice di numerosi saggi e libri, tiene corsi di teologia femminista e di teologia. Ha fondato insieme ad Arcadio Levares, che è un economista catalano, il movimento politico Processo Costituente in Catalogna. La sua popolarità si è imposta quando ha pubblicato un libro sui crimini delle case farmaceutiche e quando ha iniziato a prendere posizioni molto coraggiose e in controtendenza al pensiero dominante sia all'interno dell'istituzione Chiesa sia nel dibattito politico contemporaneo. È una pensatrice notevole, come anche Angela, sono capaci di argomentare le loro tesi e quindi siamo qui per sentirle e farci contagiare dal loro messaggio. Grazie. Grazie Roberta, e io comincio da dire che io non parlo l'italiano bene, io non l'ho studiato mai, ma quando io vengo all'Italia io ascolto la musica e dopo io parlo con questa musica e io aspetto che si può capire, ma se qualche cosa non si capisce, prego me lo dicano e io lo faccio di più. No? Oggi qualche volta si dicono che è una differenza essenziale tra la filosofia e la teologia è questa, che la filosofia all'inizio ha l'esperienza umana. Sì, è meglio? Ah, io penso. Lo provo con questo è meglio? Sì, sì. Per me anche è meglio, perché anche io parlo meglio. Così, va bene? Sì. Che una differenza, io mi hanno detto che parlo una mezz'ora e dopo faremo un dialogo e dopo domande. Una differenza che sembra essenziale tra la filosofia e la teologia sarebbe che la filosofia all'inizio ha l'esperienza umana, mentre che la teologia dopo fa una riflessione sulla esperienza umana, ma la teologia all'inizio ha la rivelazione. Questo sembra logico di pensarlo così, ma io penso altramente, che all'inizio della filosofia certamente ha l'esperienza umana, ma all'inizio della teologia ha anche l'esperienza umana, perché tutto che gli umani riflettono, la nostra riflessione, all'inizio ha l'esperienza umana, ma la differenza, perché la teologia non è
la filosofia, è una differenza. La differenza è che questa esperienza umana che è all'inizio della teologia è un'esperienza umana particolare, è l'esperienza di Dio, ma è un'esperienza umana, l'esperienza umana di Dio. E che cosa è questa esperienza? Tanti anni fa, qualche profeti e altro hanno avuto la loro esperienza che hanno chiamato di Dio e hanno scritto di questa esperienza. E fino oggi ha avuto una tradizione che dicono che questa esperienza di Dio è un'esperienza fondante per una comunità nel passato e con la Chiesa fino a oggi, anche con la comunità ebraica, io parlo della Bibbia. Ma è dall'inizio un'esperienza umana, perché noi possiamo solamente parlare con l'esperienza umana, e dopo è molto importante sempre di distinguere che cosa è Dio e che cosa è lo che noi dichiamo sopra Dio. Roberta ha detto che l'Angela parla più della mistica, io di questo linguaggio, io più della teologia, ma nella tradizione cristiana ha avuto sempre una cosa interessante per me, che quando le donne hanno parlato della loro esperienza di Dio se li ha chiamato mistica, e quando gli uomini hanno parlato della loro esperienza di Dio si è chiamato teologia. Quindi io sono il polo mascolino di questa confrontazione, e questo è saputo perché questi sono concetti umani che io non lo disprezzo, non lo disprezzo, ma sono solamente nome e concetti, ma la realtà è possibile. Che cosa pensa tutti chi oggi siano qui venuto? È possibile a una persona umana di fare esperienze di Dio? Che cosa è questo? Esiste Dio? Naturalmente questo non è una obietà per la nostra cultura, per la nostra... Si sente bene? Sì. Per la nostra cultura non è una obietà che Dio esiste. Dio è al massimo una ipotesi. Forse esiste, forse no. Ma quando si parla di Dio come ipotesi, per la gente di oggi, questo può essere razionale di farlo. Parlare di Dio come ipotesi o fare una testimonianza di un'esperienza di Dio. Ma cosa che non sembra possibile di far di capire razionalmente, è parlare della madre di Dio. Questa è una cosa che sembra contraria a tutta la razionalità, perché quando si vuole dare il nome di Dio alla realtà ultima, alla cosa che si pensa di essere il riferimento di tutto, a questo che forse si può anche chiamare amore, o si può chiamare verità, o si può chiamare bontà, o si può chiamare anche unicità. In profondo senso il nome può essere diverso, ma per molta gente è un bisogno di dare un senso alla vita. Non è che viviamo e moriamo e punto, senza riflessione. Che cosa è la vita? Che cosa è il senso della vita? Perché vivo io? Questo siano pregunta esistenziali che normale di farsi. Quindi il nome che si dà a questa cosa al fine di tutto, al riferimento di tutto, può essere Dio o può essere, come già è detto, amore, verità, libertà, anche. Ma che cosa è quando io accetto che un altro utilizza la parola Dio per nombrare questa realtà ultima? E questa persona mi dice, sì, io credo in Dio, ma è anche una madre di Dio. Che cos'è una madre di Dio? Sì, è una cosa che Dio proviene di questa madre, quindi la madre è prima di Dio, e Dio è la madre. Mi faccio, sì, si capisce? Sì. Cosa dico? Non è così facile, quando io non lo so se la maggioranza, ma penso che la maggioranza che siano oggi qui, siano cattolici, e quindi questa espressione, la madre di Dio, non è una cosa strana, non è una cosa come si fa problema della madre di Dio, questo lo abbiamo sentito già di sempre, ma io voglio fare problema perché questo non è una cosa così ovvia,
di parlare della madre di Dio. Ma questo problema di parlare della madre di Dio non è un problema solamente per il XXI secolo, era così un problema quando si ha cominciato di utilizzare questa espressione e nel quarto, quinto secolo, quando si parlava, l'espressione greca era la Theotokos, e questo in greco aveva un dibattito entre teologici, dibattito, perché alcuni dicevano che si dovrebbe dire di Maria che è la madre di Gesù. Questo è certo, la madre di Gesù, ma no, la madre di Dio. Questo è falso, dicevano qualche. E gli altri dicevano no, perché Gesù è Dio. E quando si vuole fare questa affermazione, non in un senso superficiale, ma in un senso ontologico, profondo, teologicamente, metafisicamente fondato, non si può separare l'uomo Gesù del Dio. E se non si separa, si deve dire la madre di Gesù e la madre di Dio, con tutte le parole. E non si può dire, sì, è la madre di Gesù, ma Dio non ha madre. No, Dio ha madre. Che cosa è la madre di Dio? Noi parleremo un po' di questo, ma sì, si capisce che cosa... Ok. Questo dibattito, quando si parla di Theotokos, si tradurre in italiano, penso, madre di Dio, sì? Anche la mia lingua, il catalano, è Mare de Déu, lo stesso. Ma la parola greca non è esattamente madre di Dio, perché madre sarebbe meter, e questo non è teo meter, teo è Dio, sì? Teo, teologia, teo. Ma toco non è esattamente meter, non è madre, è paridora. Paridora si dice? Partoriente. Oggi nella medicina, io sono medica anche, nella medicina, in catalano, io penso forse anche in italiano, si dice la tocologia, si dice in italiano anche? No? Sì, si dice? Tocolitica, non è forse una cosa comune, ma... Ah, perché si dice in spagnolo e in catalano, si dice obstetrizia e tocologia. Obstetrizia e ginecologia è un'altra. Ok, momento medicina. Ginecologia sarebbe la parte della medicina per le donne che fa attenzione ai problemi delle donne, perché con la riproduzione e la sessualità, ginecologia. Dopo la obstetrizia è per il imbarazzo, sì? La gravidanza, bene. La ostetrizia per la gravidanza e la tocologia è per il parto. No, per noi è la ostetrizia. Ok, bene. Good. Solamente che in un'altra lingua, come lo spagnolo o il catalano, si utilizza fino ad oggi questa parola, tocologia, ma è uguale, questo non dobbiamo fare problemi. Toco in greco è... Partoriente. Quindi letteralmente Theotokos, questa antico nome per la madre di Dio, Theotokos, si poteva tradurre come la parturiente di Dio. E questo è che mi sembra di profondo interesse teologico e umano per oggi, perché io penso che nel XXI secolo non si può parlare, dopo della modernità, dopo della sforza, la battaglia dell'umanità per trovare una libertà e un senso di responsabilità personale per la propria vita, non si può pensare nel secolo XXI di un Dio che viene dall'alto, di un Dio che ha la possibilità di imporsi sopra di noi, di un Dio che ha la possibilità di controllare il mondo da sopra. Questo per me, personalmente, anche
anche intellettualmente, emozionalmente, non fa senso, non è attrattivo. Io non lo so se questo Dio esiste, ma se esiste non è una buona notizia che questo esiste. Perché? Perché è una frustrazione di questo che io penso mi può fare una persona realizzata, una persona che è, ha un senso di vita attrattivo, una vitalità e una responsabilità per la propria vita. Quindi se non viene dall'alto, questo Dio posso solamente venire dal basso, no? E io non dico questo nel senso che Dio deve, io utilizzo il deve per Dio, perché io amo la libertà, io penso io sono libera, fatta libera, perché Dio è libero. E quindi non è che Dio deve, ma Dio lo fa così, penso io. Questo è il Dio che io sperimento, che liberamente, amorevolmente, lo fa così. Ma è molto importante che io capisco come lo fa Dio, perché quando io mi oriento come persona nella mia esistenza, anche per questa libertà e questo amore, io trovo un cammino, sì, di realizzazione. Quindi Dio solamente può esistere per me, che io parlo della madre di Dio, che io penso che la madre di Dio esiste e che io penso che ha passato nel passato questa incarnazione di Dio con la madre di Dio, è per me un'affermazione che Dio non può esistere nel tempo e nel spazio se non è che io lo parturisco, che non può esistere dall'alto, e che la mia relazione con Dio non è anche una relazione. Questa è una metafora che per me è anche bella, ma non è sufficiente. La metafora di essere un canale di misericordia. Misericordia? Sì. Questo è bello, io non penso che non è bello, ma non è sufficiente, perché se Dio è la misericordia e io sono un canale, questo è che io posso aprirmi come canale, lasciare Dio, la misericordia di Dio, l'amore di Dio, di andare attraverso di me e uscire nel mondo, essere presente, è bello questo, ma perché non è sufficiente? Perché il canale rimane uguale, rimane, non si trasforma con questa esperienza. Un canale di acqua è molto pratico, è molto importante, che ci può portare l'acqua da qui a là, ma il canale è lo stesso, prima dell'acqua e dopo dell'acqua. Ma la mia esperienza di Dio non è così. Non è che Dio può andare attraverso di me. È un'altra cosa che si sembra di più all'imbarazzo. Che è di gravidanza. Sì, alla gravidanza. La gravidanza è che Dio mi dicono, come ha detto a Maria. Differente, perché Maria, io credo, è stata una esperienza fisica in un senso che non è per me. Ma non lontano dell'esperienza di Maria, perché questo è il che fa senso alla mia vita, che Dio mi dicono, e mi dicono di una maniera che è assolutamente personale, assolutamente originale, con parole interiore. Io non ho sentito mai parole fuori di me, o non ho avuto mai visione in un senso fisico, ma io ho avuto un'esperienza di Dio che mi ha portato a entrare nel monastero 20 anni fa. Che cosa era questa esperienza di Dio? Io adesso sono 51 anni, 20 anni fa, è entrato 22 anni fa e ho avuto questa esperienza. Era un'esperienza che io ho interpretato, Dio mi chiama a essere monaca in questo monastero. Era Dio che mi ha chiamato o no? Io lo penso, io non lo so con una sicurezza obiettiva. Io ho pensato adesso, allora ho pensato che era Dio, e fino ad oggi penso che era Dio, ma io penso anche che quando io ando al giudizio finale e mi trovo Gesù forse mi dicano non era io. Ma quando io penso così, questa è una possibilità, ma quando io penso così, io ho già preparato la mia risposta, e la mia risposta sarà: ok, quando tu lo dici, no, yeah, chi lo sa meglio, ma
io ho pensato che eras tu, e questo è sufficiente per me, per avere impegnato la mia vita in questo. Dopo io lo dico questo perché il dialogo con Dio è personale, e ogni persona può averlo sperimentato di una maniera che è un linguaggio proprio. Dio parla a ogni con un linguaggio che è intimo e personale, ma dopo che lo ascolta non è una cosa immediata, può essere sparire Dio. Normalmente prima del parto alla gravidanza, sì? E la gravidanza biologica normalmente si hanno 9 mesi. La gravidanza teologica o spirituale può essere 9 giorni, perché, o può essere 9 anni, o può essere 90, non lo so, ma si capisce che questa è una cosa che ti trasforma, e che solamente, questo è per me lo più importante, solamente quando io è stato, o solamente in la medida in che, come si dice? Nella misura. Nella misura in cui io mi è lasciato trasformare di questo rapporto tra Dio, solamente in questa misura io posso partorire Dio in il mondo. Io posso solamente in questa misura. E il Dio che io partorisco si sembra, io aspetto, si sembra a Dio, ma si sembra anche a me. Assomiglia a Dio, perché sennò ma si assomiglia anche a me, con una incarnazione che non è una cosa eretica che io dico, o eterodossa. Già Francisco di Assisi, quando ha fatto il primo veleno, presepre, ha avuto un desiderio così di fare una testimonianza, che non è che Dio nasce o che noi ricordiamo che Dio ha nasciuto 2000 anni fa in Belen, e questo è il Natale. Il Natale è che Dio nasce sempre di più, e Dio deve nascere, non uguale. Io non faccio come si dice, polemica, no? Polemica che Dio, no, per me è chiaro che ha passato la storia di una maniera che è unica e solamente una legge. Sì, bene, ma questo sarebbe irrilevante. Sì, Dio non è preparato, e noi non siamo, anche abbiamo la fiducia di credere che Dio voglia nascere sempre di più, di una maniera che solamente può essere ottimamente o massimamente personale, e che solamente io non può fare testimonianza di Dio solamente con le parole. Io posso farlo solamente, le parole possono essere sì o no, ma la vita trasformata deve essere presente per questa parte, sì? Questa metafora, queste sono solamente parole. Io faccio un piccolo parentesi per dire che già Tommaso d'Aquino aveva detto nel siglo XIII secolo che tutte le parole, e questo naturalmente si deve applicarlo anche alla mia parola oggi qui, tutte le parole che noi diciamo sopra Dio sono sempre insufficienti, tutte. Perché? Perché Dio è sopra delle parole, e Dio non è un oggetto della mia cognizione che io posso controllare con concetti. No, questo non è così. Sempre tutte le parole. E quindi si può pensare, con Wittgenstein è meglio tacere. Perché tutte le parole siano insufficienti, perché dobbiamo ascoltare tante parole, o diciamo tante parole, perché ha una seconda parte di Tommaso d'Aquino. Tutte le parole sopra Dio siano insufficienti, ma nessuna parola sopra Dio è indifferente. Se io dico che Dio è giusto, io non catturo Dio con le mie parole, ma la reazione che io sperimento in me, e forse la gente che mi ascoltano, è molto distinta che se io dico che Dio è violento, Dio è
misericordioso, Dio è amico, Dio è vicino e Dio è compassivo, è una risonanza intellettuale e emozionale completamente diversa che se io dico Dio è un giudice, Dio è severo, Dio è castigatore, Dio è controllatore e Dio è fa paura. Questo è completamente differente. E questa responsabilità per le parole, quindi, non è una cosa superficiale, è molto profonda. E con questo l'ha detto Tommaso, ma prima di Tommaso, Agostino aveva già detto che quando si parla di Dio non si può naturalmente catturare Dio, ma è al filo della più molto grande opera di Agostino, De Trinitate, siano 15 libri, Agostino fa una riflessione sopra la incommensurabilità di Dio, e come Dio è grande, me più grande, e come Agostino sperimenta un desiderio di parlare di questo Dio che è sempre più grande, non si può parlare bene di Dio, ma non si può lasciare di parlare, perché Agostino è innamorato di Dio. Ma nel libro 15 Agostino fa gira la mirada a se stesso e dicono: ma oddio, questa incommensurabilità che tu sei, io la trovo anche in me, perché io sono fatto alla tua immagine. E non è solamente che io non posso catturare Dio con le mie parole, non è solamente che Dio non è un oggetto della mia cognizione, e che io, in quanto immagine di Dio, sono anche incommensurabile, sono anche soggetto, non oggetto, della cognizione. Io non si può definire Dio, non si può definire una persona, anche no. Anche io non posso definire a me stessa. Questa ammirazione e questo riguardo, questo sguardo che è capace di vedere il mondo con lo sguardo di Dio, che vede in il mondo non una differenziazione, ma una originalità in ognuno. Questo è un riguardo che per me è affascinante e si bisogna nel secolo XXI, ma questo, da questo non si può parlare, come già hai detto, teoricamente, ma solamente con questo atto di parturenza nel mondo. E quindi, quando Dio è nel mondo, no, io faccio stop, perché quando si può, quando Dio non è, che viene dall'alto, e quando Dio non è solamente quello che dà al mondo, io penso che Dio dà al mondo, dà la vita, dà la possibilità di essere in libertà, dà il fondamento dell'amore, dà tutto quello che fa una fondamentazione di quello che è. Questo è dato liberamente, amorevolmente, graziosamente, sì? Da Dio. Ma Dio, il Dio Trinità, è la mia travaglio della tesi dottorale, è la Trinità. Dio Trinitario non è solamente un Dio che dona, è anche un Dio che riceve. E Dio che riceve è quello che noi dobbiamo sempre scoprire di più e di profondo. Che cosa significa Dio che riceve? Che cosa voglio dire che Dio ricevere? E questo, adesso non ho tempo di farlo, ma sì, siamo interessati alla figura di una donna teologa, mistica teologa, teologa mistica, del secolo XIII, il nome è Gertrudis de Helfta, una grossa, grande santa della Chiesa, ma conosciuta con un stereotipo, conosciuta come le teologhi uomini della Controriforma, sì, hanno parlato di lei. Lei come una contrafigura alla figura di Lutero. Lutero è il riformatore che non è obbediente e che non fa senso della liturgia e la bellezza della liturgia del coro e della ore, e Lutero che si fica in mezzo del mondo con la politica e tutti,
e non è casto, e Gertrudis Helfta, questa monaca benedettina che ha il riguardo solamente a Dio e parla delle cose di Dio e prega tutti i giorni e celibe. Questo è un costrutto della Controriforma, ma sì, oggi si legge che cosa ha scritto Gertrudis, e si può fare perché il libro di Gertrudis è sopravvissuto, sì? Si trova questa sorpresa, grande sorpresa di Gertrudis quando fa un'esperienza che io la dico e dopo facciamo. L'esperienza era, nel libro di Gertrudis lei esplica come ha sperimentato alla 15 domenica dell'anno liturgico, e lei stava con le altre sorelle in la chiesa e si è cantato sopra la terra promessa, l'antifona della terra promessa, vieni io ti darò la terra promessa. E l'esperienza di Gertrudis è che Cristo dell'altare, un retablo, sì, una pittura, sì, ha detto a lei, lei ha sperimentato che Cristo le diceva la terra promessa è il mio petto, tu puoi venire a riposare nel mio petto e questa è una promessa che io ti faccio. Questo non è è un'esperienza straordinaria, ma non è una rivoluzione teologica, perché Dio è il sostento e in Dio riposiamo. Ma un anno dopo, alla stessa domenica, 15 domenica nell'anno liturgico, la stessa antifona è cantata, io ti darò la terra promessa per riposare, e adesso, allora, viene la sorpresa, perché Gertrudis non ha sperimentato un'altra volta che Gesù gli ha detto vieni e riposa nel mio petto, ma ha sperimentato che Gesù gli domandava di riposare nel petto di Gertrudis. Questo è un po' strano, perché Dio è Dio, io l'ho detto, Dio è Dio, Dio è più grande, Dio non si può controllare, non si può dominare, non si può pensare che è un oggetto della mia conoscenza. Ma questo Dio così grande le ha detto a Gertrudis, io voglio venire a riposare nel tuo petto. E Gertrudis ha scritto di questo, perché ha detto, no, questo come si fa per capire questo? E ha scritto tutta la sua esperienza di un Dio che non solamente, perché non è che la seconda esperienza di Gertrudis ha annullato la prima. Ah, adesso Dio non è Dio in cui io posso riposare, ma Dio è chi vuole riposare in me. No, no, non ha annullato. Gertrudis può riposare in Dio, ma Dio vuole riposare in Gertrudis anche. E questo è che è straordinario, questa reciprocità, che non è una reciprocità che pare possibile quando si ha una trascendente comprensione di Dio. Io ho una trascendente comprensione di Dio e Gertrudis naturalmente ha. E questa è la cosa inaudita, la cosa sorpresiva, la cosa vivente, la cosa rivoluzionaria anche dell'esperienza cristiana, che Dio è un Dio trascendente, ma allo stesso tempo questo Dio Trinità è un Dio che bisogna di noi. Ma no perché Dio è impotente, questo non è il senso è perché Dio è amore e Dio è dialogo e Dio è reciprocità. E che cosa significa questo nel mondo? Per esempio, per la Chiesa, fino a oggi è stata la Chiesa come sacramento di Dio nel mondo, è stata una Chiesa che ha detto al mondo io ho qualche cosa di darti, mondo. Io ho una storia, una tradizione, io ho un conoscimento di Dio, io ho un tesoro che io voglio darti a te, mondo. Ma la Chiesa fino ad oggi non ha detto chiaramente al mondo io ho bisogno una cosa di te anche. Io penso che la Chiesa non può, io personalmente, ogni cristiano personalmente, ma anche la Chiesa non può essere veramente un sacramento del Dio Trinità nel mondo se non è preparata per dirgli al mondo sì, io ho qualche cosa di darti, ma io ho bisogno anche di te. Perché solamente con questa posizione di relazionalità si può
fare giustizia a Dio che si è rivelato a noi anche con questa reciprocità. Io lo dico così. Facciamo. Bene, Teresa ha già detto molte cose di quelle che potrei dire anch'io, quindi mi limiterò un pochino perché la mia relazione doveva essere ed è sull'uomo creatore, però io non ho la preparazione che ha Teresa e che hanno i teologi, che hanno gli antropologi per dire come è creatore l'essere umano. Lo posso dire proprio da un'esperienza mistica, cioè, perché è un'esperienza che io ho vissuto e dentro questa esperienza mi si è rivelata la grandezza dell'essere umano. E per questo posso dire che l'ho visto l'essere umano veramente come creatore. Bene, È un'esperienza mistica che comincia con l'incontro con la madre di Dio. Teresa ha parlato appunto della Theotokos, con la madre di Dio, che io ho visto come l'umanità realizzata, che io ho incontrato come l'umanità realizzata. Cioè, l'ho incontrata come la pienezza della nostra umanità, il fine della nostra umanità. Cioè, e ho riconosciuto in lei tutto quello che in quel momento riconoscevo anche dentro di me, cioè e quello che riconoscevo dentro di me e riconoscevo dentro di lei è che lei l'aveva realizzato e io potevo realizzarlo, ma che io partivo con le stesse possibilità da dove è partita lei, cioè è partita dalla scelta di essere se stessa e di amare, cioè da quello che io ho compreso. È questo, che lei non ha accettato l'immagine che la sua cultura gli offriva, ma ha scelto l'immagine che il suo cuore gli offriva. Cioè, un'immagine vuol dire di dare scopo alla sua vita, l'immagine di poter amare. Cioè, quindi come riferimento lei ha scelto di essere se stesse e di amare, e che è quello che possiamo fare tutti, e questo lo ha fatto in base a un'esigenza e a un desiderio che portiamo tutti nel nostro cuore, perché tutti hanno l'esigenza di dare senso alla propria vita e tutti hanno il desiderio di essere amati e accolti, tutti ce l'abbiamo. Bene, lei ne ha fatto il suo fondamento. Ed è l'esperienza che ho avuto io, è proprio per dirci questo, che come lei ha fatto, si è fondata sul suo desiderio di amore e sulla sua esigenza di senso, così anche noi, se vogliamo dare senso alla nostra vita, non possiamo che fare altrettanto. Cioè dobbiamo avere il coraggio di raccogliere il nostro desiderio e la nostra esigenza come punto di riferimento per tutta la nostra vita, perché questo possa avere un senso, se no non ce l'ha, perché il nostro rapporto con Dio, come siamo stati abituati, è esterno, è una figura esterna, mentre invece quando noi prendiamo a fondamento il nostro desiderio, la nostra esigenza, noi non solo scopriamo noi stessi, ma scopriamo anche il nostro vincolo, la nostra radice divina. Cioè questo è quello che io ho scoperto. E da questo ho scoperto, voglio dire, che gli esseri umani forse non l'avevano chiaro come in quel momento io l'avevo chiaro, ma in realtà un po' si sono sempre comportati così, cioè hanno fatto riferimento al loro desiderio e alla loro esigenza, cioè l'hanno fatto per costruire questa società umana che noi abbiamo. E che io ho visto, voglio dire che questa qualità umana che noi abbiamo c'è la conquista di tutti gli esseri umani che ci hanno preceduto. Cioè, è
forse hanno seguito l'esigenza e il desiderio senza darsene troppo conto, ma l'hanno seguito. Cioè mi sono resa conto che il nostro desiderio è di essere più di quello che siamo. Questo, cioè, e questo è quello che ha mosso tutta l'evoluzione, tutta la storia. E guardando la storia io ho riconosciuto che gli esseri umani, pur non capendolo chiaramente, ma si sono mossi in questa direzione, perché era la nostalgia probabilmente, io dico del creatore, ma forse si può anche dire la nostalgia di una pienezza che era intuita, ma che non si avevano gli strumenti e il coraggio di credere al possibile e di credere al possibile. Mentre la mia esperienza me l'ha fatta mistica, me l'ha fatta credere, me l'ha fatta vedere possibile, non solo a me, ma a tutti gli esseri umani. Tutti abbiamo questa esigenza di senso, questo desiderio di vivere in un mondo non ostile. Ce l'abbiamo tutti. E perché non possiamo fare questo passo? Perché? Io ho incontrato, voglio dire, perché l'ho visto nell'esperienza mistica, però l'ho anche riscontrato nella mia esperienza reale, perché dopo quel fatto, da bambina, ho avuto l'occasione di incontrare milioni di esseri umani e di ascoltarli. Ed ho visto, voglio dire, e siccome, voglio dire, le persone che venivano da me per ascoltarmi erano curiose certamente di ascoltare la mia esperienza, ma probabilmente erano soprattutto desiderose di essere ascoltati. Ed io li ho ascoltati con molto interesse per vedere se quello che io avevo visto misticamente come essenza dell'essere umano lo riscontravo nella realtà. E guardate, non ho incontrato una sola persona che non mi abbia manifestato la stessa esigenza di senso e lo stesso desiderio di amore. Per cui io con molta naturalezza dico: questo è il desiderio di fondo degli esseri umani, perché tutti quelli che ho incontrati me lo hanno manifestato questo. Bene, e perché se questo è il desiderio di tutti gli esseri umani, perché non siamo capaci di fare come Maria? Perché diamo spazio al dolore, alla sofferenza, all'ingiustizia, alla violenza? Perché? Desiderando altro. Perché? Bene, io mi sono fatta questa domanda e la rifaccio qui, perché è lo scandalo che ho provato nel vedere da una parte che tutti gli esseri umani desideravano quello che desideravo io e che però, voglio dire, vivevamo in una maniera dissociata rispetto al nostro desiderio. E mi sono molto stupita di questo. E ho cercato, voglio dire, di capire perché. Perché l'immagine dell'essere umano che io avevo vissuto come esperienza dentro questo incontro mistico non mi permetteva di dire mi sono sbagliata. Perché gli esseri umani che incontravo nella realtà di tutti i giorni mi testimoniavano la stessa cosa che avevo vissuto nell'esperienza mistica. E allora mi sono sempre domandata perché questo. Ed ho capito una cosa, pian pianino ho capito chiaramente che il perché era dovuto a un'immagine veramente non autentica che noi abbiamo di Dio e soprattutto un'immagine che non abbiamo autentica di noi stessi. Cioè noi abbiamo una cattiva immagine di noi stessi, del mondo e di Dio. Questo ci toglie tutte le nostre possibilità, ci fa vivere nei limiti anziché nelle possibilità. Dentro questa esperienza mistica io vedevo tutte le possibilità dell'essere umano, tutte le energie possibili, l'amore creativo. Poi nella realtà spariva tutto questo, ne restava qualche traccia. Proprio nell'evoluzione umana, nella storia umana, però tracce, voglio dire, non chiare, cioè tracce che io riconoscevo come espressione della creatività dell'essere umano, dell'amore umano, ma che non tutti riconoscono come la qualità essenziale dell'essere umano, che è la capacità di amare e di creare. Questo. E perché, voglio dire, queste capacità noi
non le viviamo appunto come le ha vissute Maria, perché appunto non abbiamo fatto quella rivoluzione che ha fatto lei. Abbiamo accettato una visione culturale che ci veniva offerta di noi e di Dio. Lei ha rotto questo, lei ha rotto la visione che gli veniva data dell'essere umano e di Dio. Per cui ha potuto vedersi e vedere, ha potuto vedersi e scoprire che lei era una creatura buona, era una creatura d'amore, e vedere e dare la stessa immagine al suo creatore. Questo è il passaggio, anche noi dobbiamo fare questo passaggio. Cioè, e qui voglio dire, non mi riferisco a quelli che hanno fede in Dio, cioè questo sarebbe uno scandalo se non lo facessero, ma a tutti gli esseri umani, di riconoscere perlomeno il desiderio che hanno di bene, l'esigenza che hanno di senso. Cioè questo ce l'abbiamo tutti, credenti o non credenti. E questo è il punto essenziale, il punto dove si può partire per costruire una società nuova, diversa, basata appunto sulla nostra esigenza di senso, di dare scopo alla nostra vita e a questo desiderio d'amore che si deve manifestare non più solo, diciamo, nella storia quasi inconsciamente, ma in una maniera cosciente, perché in una maniera cosciente, anzi, dobbiamo arrivare a dare a tutto lo sviluppo che possiamo ancora costruire, a tutta la storia che ci sta davanti, che verrà, dobbiamo dare questa intenzionalità precisa di riuscire a fare esplicito quello che è stato implicito. Gli esseri umani, come ho detto prima, secondo me, hanno seguito il loro desiderio, ma senza una chiara volontà, senza un progetto. Quello che noi possiamo fare, proprio perché siamo gli eredi di questa conquista di coscienza, che ha fatto l'umanità, possiamo veramente progettare la nostra storia, come la storia che esce dall'ingiustizia che provoca violenza, che esce dal dolore, che rende insignificante la nostra vita. Possiamo fare questo passo perché siamo arrivati a un livello di coscienza alto, siamo a un livello di coscienza alto, e questo io lo posso dire solo basandomi sui miei 70 anni di coscienza. 70 anni fa la gente non era cosciente come oggi. Oggi è molto più cosciente, quindi possiamo fare delle scelte responsabili e che ci rispondono, che non sono più mediate dall'esterno, ma sorgono dall'interno, da noi. Questo è, siamo nella possibilità di farlo, cioè non ci trattiene niente, solo un poco di coraggio, il coraggio di essere noi stessi, e di amare. Cioè, questo in fondo vuol dire il messaggio che ho ricevuto. Per arrivare alla felicità sulla terra occorre essere noi stessi e amare. E qui, quando dico essere noi stessi, veramente c'è il fulcro della mia esperienza mistica, perché ho capito che il valore è la nostra soggettività. Cioè, è la nostra soggettività, la nostra originalità. Questo è il valore. Siamo gli uni diversi dagli altri, perché è proprio questa nostra unicità che possiamo mettere in gioco, che possiamo donare. Non abbiamo altro che questo, cioè che il nostro modo di pensare, di immaginare il mondo, di vivere le emozioni, cioè questa è la ricchezza del mondo. Ogni essere umano è un unicum, e quando si parla di amore, che è un'apertura del cuore, incomincia con un'apertura del cuore, ma concretamente è la capacità di dare quello che è solo nostro al mondo, a tutti gli altri. È proprio questa capacità, capire che la nostra unicità originale è il nostro valore, è la ricchezza del mondo, è questa che può cambiare il mondo, è questa che ci può dare soddisfazione, perché contemporaneamente, realizzando noi stessi, noi siamo felici
e riusciamo, come dire, a interagire con tutto il mondo e secondo me anche interagire con Dio, perché io credo che lui veramente non può accontentarsi di cloni. Il suo desiderio di mettersi in contatto con dei figli reali e originali, unici. E questo, secondo me, è alla nostra portata. È alla nostra portata e dobbiamo, insomma, un pochino smetterla di essere attratti dal male, dai limiti dal male, dai limiti. Perché noi siamo molto attratti dai limiti. Ci configuriamo nel limite. Dobbiamo riconfigurarci nelle nostre possibilità e che ne abbiamo molte. Cioè, quando ero piccola e facevo questi discorsi, e naturalmente la gente non mi capiva, e io gli dicevo, ma possiamo vedere, cioè, che vedere la storia che da 5-6 anni cambia tutto, in 5-6 anni cambia completamente. E cambia perché noi vogliamo, sentiamo dentro qualcosa che ci spinge avanti, che ci chiede di migliorare la nostra vita, di essere tutto quello che siamo. Possiamo vederlo nel processo storico, cioè che è quasi automatico, però tutti gli esseri umani, anche se non è ancora pienamente cosciente, inseguono la loro pienezza, inseguono la felicità, inseguono l'amore, cioè anche se non sono totalmente coscienti. Ora, nella misura in cui arriviamo a questa coscienza, a coscienza di noi, a capire la nostra importanza, il nostro valore, ecco, dobbiamo anche far corrispondere a questo le nostre scelte. Perché io oggi vedo che c'è un livello di coscienza molto alto, ma non abbiamo ancora il coraggio di fare delle scelte omogenee a questa coscienza, diciamo, molto, molto chiara e molto esplicita. Non abbiamo ancora questo coraggio, perché non crediamo in noi stessi e negli altri. Altra cosa, non crediamo in noi stessi perché non prendiamo a riferimento la nostra esigenza e naturalmente non crediamo neanche negli altri, cioè crediamo che tutti gli esseri umani si muovono per il loro egoismo, anche, non dico di no, cioè si muovono anche per egoismo, ma si muovono soprattutto per speranza. E questo, cioè, vorrei dare i miei occhi per far vedere tutti che gli esseri umani si muovono anche nella speranza, magari con piccole cose o con grandi cose, però in fondo sono motivati da una speranza la nostra luce, voglio dire, la nostra luce che ci fa intuire che il nostro fine non è la distruzione, non è la morte, ma il nostro fine è la pienezza, è la felicità. Questo secondo me è irrinunciabile, per questo facciamo anche cose straordinarie e dobbiamo anche ricordarci che noi abbiamo delle qualità straordinarie, che sono la libertà di darci i fini e la creatività per realizzarli. Quindi l'essere umano non può che essere creatore insieme al creatore, ma anche l'essere umano non può che essere creatore per assomigliare al Padre amoroso. Questo. E lo siamo. E lo siamo, non è che non lo siamo, cioè io vedo queste possibilità in tutti gli esseri umani, le vedo, le tocco. Certo, voglio dire, sono sempre rammaricata per quando queste possibilità non vengono usate per cambiare la nostra storia, la nostra vita. Questa è una possibilità, io sono qui oggi solo per dirvi una cosa. Cerchiamo di vedere le possibilità che abbiamo come esseri umani e non i limiti. Perché le possibilità ci danno speranza, ci danno energia, ci danno amore. I limiti ci danno morte, disperazione e morte. Quindi questo lo possiamo fare tutti. Scusate se questa è una piccola predica, però mi sento il dovere di farla. Questo lo possiamo fare tutti, cambiare il nostro atteggiamento mentale. Non vedere i limiti solo. Ci sono e possiamo anche vederli, ma non solo questi.
dobbiamo vedere le possibilità che gli esseri umani hanno, e ne hanno tante, a tutti i livelli, a tutti i livelli. Quindi dobbiamo credere nella nostra capacità di amore, nella nostra capacità di creare, e avere la speranza che anche tutti gli altri possano fare quel che facciamo noi, e di fatto lo fanno, e di fatto lo facciamo. Voglio dire, la comunità umana viene da molto lontano. La prima persona al mondo che ha cercato di superare i limiti ha fondato la comunità umana. E questa comunità umana ha una lunga storia, ha una lunga storia. Ora noi, per pagare il debito a questa comunità umana che ci ha portato a questa qualità di vita, dobbiamo essere capaci, darci veramente una ossa, di progettare un mondo giusto, un mondo omogeneo al nostro desiderio, che dove tutti possono essere ospitati e accolti, dove tutti possono essere amati e accolti. Cioè questa potrebbe essere la nostra creazione. Anzi, io vi dico che sono convinta che la nostra creazione è far uscire la vita, è far uscire la vita dalla necessità, la vita umana dalla necessità, da dove siamo cresciuti, che è il nostro, e trasformarla nella terra della felicità, dalla necessità alla felicità e alla libertà. Questo lo possiamo fare, questa è la nostra creazione. Per me, voglio dire, è così chiaro, è così possibile fare questo passaggio, che conviene alla nostra soddisfazione personale e al cambio del mondo, che continua a dirmi: ma che cos'è che non funziona? E molti amici mi dicono: ma perché tu non credi al mistero del male? No, non ci credo. Non credo al mistero del male, e non voglio essere neanche condizionata da questo mistero del male. Io sono sempre più convinta che è l'immagine distorta che abbiamo di Dio e di noi che ci toglie tutte le nostre energie e ci impedisce di avere speranza nel futuro e di organizzarci delle prospettive di senso per poter agire insieme. Ecco, la mia esperienza mistica mi ha fatto vivere certamente un rapporto col divino, un rapporto inebriante col divino, ma soprattutto mi ha fatto vedere gli esseri umani, la qualità nascosta degli esseri umani, che non l'ho trovata diversa da quella divina. Idea, è vero, i linguaggi sono estremamente differenti, risuonano, secondo me, parlo per la mia esperienza personale, a livello emotivo in modo differente, e quindi mi sembra doveroso chiedervi se avete delle domande, se vuoi venire qua a chiedere, avete delle domande, perché l'unicità di ognuno e ogni domanda ci può far crescere. Grazie mille per le vostre presentazioni. Allora, le mie domande sono tre, ma sarò rapidissima. La prima era ad Angela Malpini, ma ha già risposto, era appunto sul male, cioè guardandoci dentro non mi pare di vedere sempre tutta questa luce, ma anche questo male. Volevo appunto chiederle che posto aveva nel suo pensiero, però ha già risposto che non c'è. Allora, le altre due... Dunque, volevo chiedere, però non è una domanda polemica, è veramente una domanda, non so se questa forma di, in quest'ottica di reciprocità, non tra noi e Dio, ma questa volta tra la Chiesa e il mondo, nella quale la Chiesa dovrebbe chiedere qualcosa al mondo, non si può trovare qualche, detto che ancora non c'è questa,
non c'è qualche segno di questo nei documenti del Vaticano II, o se non ce n'è a sufficienza? E l'altra, non la ricordo bene. Sì, io penso che naturalmente il Vaticano II, con il suo aggiornamento, vuole dire? Ah sì, perché poi la lascio. No, in questa ottica di reciprocità tra noi e Dio, che posto ha il peccato originale, così come l'abbiamo imparato finora? Se è sbiadito, se è sempre lo stesso posto? Bene. Prima della... con il Vaticano II, certamente è un cambiamento di linguaggio, sì, linguaggio. Il Vaticano II è una accettazione della modernità, non è di più una posizione ostile in confronto con la modernità. Ma la Chiesa come mater et magistra, io penso che il Vaticano II non ha trasformato o non ha questionato questa visione. È una mater amabile, di più era me più che come una madrastra, come si dice? una madre dominatrice, una madre che non ti lascia respirare. E il Vaticano II non è così, è una madre che ti dà spazio, ma non è questo, io non trovo, quantomeno, questo senso profondo. Questo è di trovarlo, si può trovare nella tesi dottorale di Ratzinger. Negli anni 60 non ha approvato, ha sospendito, sì? L'ha sospesa la tesi dottorale Ratzinger, perché ha detto così che nel rapporto della teologia dall'inizio ha osservato che la ortodossia avanza di più con il confronto con la eterodossia. E questo è vero, perché all'inizio la dottrina della Trinità solamente è sviluppata perché ha avuto Ario e la gente che dicevano Gesù è Dio, ma Dio meno del Dio Padre. E questo non è accettato per la ortodossia della tradizione cristiana, ma è stato sviluppato con il rapporto, con questo che ha pensato, ha preso seriamente che cosa dicevano. Quando adoravano Gesù, che cosa non si può fare, come si può fare questo che non viene da dentro, ma che viene da una cosa che rimane al fuori, è stato per Ratzinger un punto, e anche nella epoca medievale, medievale e dopo. Quindi Ratzinger ha fatto negli anni 60, era progressivo, e ha fatto e dopo è una storia di sviluppamento, ma è interessante per me di dirlo, sì? Ma non solamente questo, per me è un esempio di più chiaro, questo è il femminismo, per esempio. Il femminismo, quando io ho scritto un altro libro, che il nome è stato anche tradotto dall'italiano, La teologia femminista e la storia. Non è una storia della teologia femminista, ma la teologia femminista e la storia, con il nome di teologia femminista o no, il nome non fa la cosa, ma questo desiderio di pensare di una forma egualitaria uomini e donne, questo non è del XXI secolo, questo è per me del momento che ha avuto una ordinazione sociale e ecclesiale, religiosa e secolare, che ha detto le donne non posso fare questo, quello, perché siano donne, una discriminazione del sesso, ha avuto donne e anche uomini che hanno detto no, questo non è così, non deve essere così, e questo è studiato, ma che voleva dire adesso è che concretamente nel secolo XX questo non è sviluppato nella Chiesa, si è sviluppato fuori della Chiesa, e dopo la Chiesa ha avuto di fare un rapporto, e fino oggi siamo anche in questo rapporto. Ma non è che la Chiesa solamente è recettrice, perché la Chiesa cattolica oggi ha una struttura sessista che dicono che non si può prendere decisione di governamento della Chiesa senza essere ordinato, e non si può essere ordinato senza essere uomini, maschio. Questo è, per me non è buono e deve cambiare radicalmente. Ma è anche, io osservo che la Chiesa, questa Chiesa con questo sessismo strutturale, non sono d'accordo radicalmente, scritto molto da questo, ma
Questa chiesa anche è luogo dove la memoria della donna del passato che hanno fatto iniziative sociali, personali, la memoria è stata preservata e non è stata preservata fuori di questa istituzione. E questo deve fare anche pensare, non per giustificare il sessismo strutturale, ma per vedere la cosa nella sua complessità. Penso io che nella Cina, per esempio Cina, nel secolo XII non aveva donne che facevano cose interessanti, naturalmente che sì. Ma dove è il ricordo di questa donna come Clara di Assisi? Solamente in Italia Clara di Assisi? No. Solamente nella Chiesa Cattolica? No. Ma solamente o particolarmente nella Chiesa Cattolica è la memoria di queste donne, non solamente la memoria, ma il progetto di queste donne. Clara di Assisi, una donna giovane che ha fatto un'esperienza di Dio e ha fatto con il suo desiderio, l'ha preso seriamente e ha iniziato una cosa che all'inizio era scandalosa e tutti si hanno incontra e con amici e ha fatto qualche cosa, ha scritto anche una regola e 800 anni dopo questo è ancora vivo. Questo è per me molto importante. E questo è il rapporto che io ho detto, è un rapporto veramente di reciprocità. Non è che, come detto, la Chiesa solamente riceve o solamente dà una cosa che è proprio che non si trova, non è una omogeneizzazione, tutti diano, tutti diano e tutti, sì, tutti diano e riceve, ma non la stessa cosa. E la Chiesa anche ha una potenzialità, una forza e una testimonianza anche nel tema femminismo, non solamente, ma questo è questa complessità che per me è la vita stessa. Quindi la risposta è la prima e la seconda, io lo... Sì, ah, no, sì, no. Sì. Sì, volevo dire solo una cosa. Io sono stata nel sottoconcilio, cioè fra i vescovi che alla sera dibattevano le cose che avevano dibattuto nell'aula. E devo dire appunto che il concilio è stato fatto per incontrare la modernità, ma anche per mettere l'essere umano sul punto giusto. Cioè, cos'è l'essere umano? Cioè, che ruolo ha l'essere umano che è stato totalmente disatteso? Questa è una cosa del concilio. Altra cosa, io ho conosciuto Ratzinger durante il concilio ed era uno dei teologi che mi piaceva di più, proprio perché lui univa, voglio dire, la visione mistica con quella razionale. Ed era veramente brillante su questo, sì, veramente che irriconoscibile dopo. Ecco, dopo, però straordinario, sì. Volevo solo confermare. Sì, sì. Il peccato originale, ok, io provo, non provo a dire un po' là lungo, ma non più lungo, io aspetto. La pregunta era che cosa è il peccato originale? E questa è la pregunta, la domanda? Se ha il medesimo, in questa visione di reciprocità, sì, tra noi e Dio, se ha il medesimo posto che poteva avere, come l'abbiamo imparato nel catechismo della Chiesa Cattolica. Il medesimo è il mismo? Il medesimo. Io può provare a dire che cosa penso io che è questo peccato e come lo vedo. E questo, sì, è nel Genesis? Abbiamo questo relato che si fonda la comprensione del peccato originale nella Chiesa, la comprensione teologica cristiana, anche giudea. Giudea. E in questo relato ha all'inizio l'idea del mondo come paradiso, il mondo come il mondo che è buono. E nel relato del Genesi ha detto non solamente una, non solamente due, ma nove vece. Sette giorni, ma nove vece, ha detto il testo, dicono, era buono. Era buono e molto buono. Quindi è un primo momento. Non è che all'inizio ha, come nel manicheismo, una forza di bene, una forza di male, non è così, è nel Genesi. È una realtà che è buona. E la denominamos, nombramos con il nome paradiso. È una realtà umana che è buona,
Non è che Dio fa l'uomo con una mescolanza di buono e male. È buono, e la terra è buona, la terra non è mala, è una mescolanza di terra e spirito, e aliento, sì? Ma questo non è malo e buono, questo è tutto buono. Dopo appare questa serpente. Questo è un problema teologico, è scritturistico. Chi l'ha fatto? È mala o è buona? Se è mala, un personaggio malo, un carattere in questa narrativa, di dove viene? Dio lo ha fatto tutto bene. Che cosa fa? Che cosa è questa serpente? Molta interpretazione, ma non solamente questo, è un altro punto che è importante di riflettere, è quando si dice che è nel mezzo del giardino dell'Eden, del paradiso, era l'albero della vita. Questo dice il testo, e in ebraico dice che l'albero della vita era al mezzo del giardino e è l'albero del conoscimento del bene e del male. Dove era questo secondo albero? Può essere nel mezzo, ma nel mezzo non può essere due. Il mezzo, che è chiaro che nel mezzo è l'albero della vita. Questo è chiaro, perché il testo non si può interpretare. Dove è l'altro? Pare che anche è nel mezzo, ma riflettere su questo, perché per la teologia classica, per Tommaso d'Aquino, Dio non conosce il bene e il male, perché il male, per Agostino, per Tommaso, per la teologia classica, il male è una privazione di bene, non ha una ontologia propria, non ha un'esistenza propria, dove non si può fare un parallelo e conoscere il bene e il male, perché cosa che è il bene, perché solamente cosa che è sostenuta da Dio esiste, e cosa che Dio sostiene non può essere il male. Solamente il male si capisce in questa teologia classica come assenza di bene, come la oscurità non è una realtà per sé, è l'assenza di luce. Questo è teologia classica, dove quando questo è così, che cosa è l'albero della conoscenza del bene e il male? Che cosa rappresenta questo albero? Più problemi, yeah? E dopo, quando la serpente dicono a Eva, che cosa ha detto Dio? Dio ha detto che non si può mangiare di nessuno dell'albero del giardino. Questo non è vero. Questa serpente fa mentira, no? Mente, sì? Ma Eva, la risposta è, dopo a casa si può leggere di più, yeah, questo dettaglio, ma Eva la risposta è, no, noi possiamo mangiare di tutti, solamente no dell'albero che sta nel mezzo del giardino. Ma questo non è vero. Eva anche è sbagliata. Questo non è vero, il mezzo del giardino è l'albero della vita, e di questo si può mangiare tutto che voglia, non è un limite, come diceva l'Angela, no? E nel mezzo, questo è l'altro, forse si può capire anche che è al mezzo, ma questo è un problema scritturistico, teologico. Ma Eva non vede di più nel centro l'albero della vita, vede l'albero del bene e il male. Eva capisce, prima di fare questa trasgressione originale, Eva capisce male la vita. Anche Angela ha detto, io capisco male, capiamo che cosa è la vita, che cosa sono io. Eva capisce, prima di fare la trasgressione, capisce male, capisce che ha una proibizione in centro della vita. E no, non è così. Non è così nel Genesis, non è una proibizione, è nel centro della vita. Nel centro della vita è un invito alla vita, è un'apertura, è una possibilità, non ha una proibizione. Secondo il testo, Eva, io faccio un po' più di evoluzione ermeneutica e dopo dico che io penso, perché dopo di questa sbagliata cosa che non ha capito bene, Eva mangia di questo frutto e dopo Dio dicono, e questo è Genesis 3, 24, se non mi ricordo male, dicono, io ho un problema adesso,
Adam ha mangiato dell'albero del bene e il male e adesso Adamo è come noi. Si capisce di questo? È come noi, ma questo non fa senso. Che cosa? Come che adesso è come noi? Prima era come noi, perché Dio ha fatto Adamo e Eva come Dio, all'immagine e sembranza di Dio. Come che adesso, dopo di fare la trasgressione, è come noi? Perché ha mangiato di una cosa che Dio non mangia, non conosce, la distinzione di bene e male, non è in Dio. Dio ha un sguardo autentico della vita e vede che cosa che è buona, e cosa che è il male, è una sbagliata mirata sulla vita, ma con conseguenze tragiche, naturalmente. Non è che è un'idea, è un'idea, ma un'idea con conseguenze? Tragiche. Cioè, io non prendo il male superficialmente, non penso al male, non deve di preoccuparsi, ma per capire come si può fare meglio, si deve capire che cosa, no? La pregunta. Dopo, che significa questo verso 3:24? Ha mangiato dell'albero del bene e il male e adesso è come noi. O meglio, l'ebraico dice, l'uomini è come noi perché ha mangiato, adesso è come noi perché ha mangiato dell'albero del bene e del male. Ma Agostino ha detto che questa è una ironia di Dio, perché ha riconosciuto che questo non fa senso, come può il testo rivelato di Dio dire una cosa che non fa senso. Ha detto, così Dio utilizza una ironia e dice a Adamo, adesso che hai mangiato di questo albero proibito, adesso sei come noi? Sì, come una ironia, come una, sì, una sfida. Forse è una sfida di Dio, io non lo so, ma in questo momento drammatico non mi sembra così facile di pensare che Dio fa una sfida. Ma è un'altra possibilità per il testo ebraico, e questo è di tradurre questo verso altramente, e questo sarebbe Adam, che era, non che es, era come noi, adesso perché ha mangiato dell'albero del bene e del male, perché ha sbagliato la comprensione, che è una possibilità, perché è libero e non è programmato come un robot di vedere le cose come Dio. È possibile per noi di vedere e vivere come Dio, ma non è una programmazione forzata dall'alto. E Adamo e Eva hanno sbagliato la mirada, perché non erano così aperto, così con fiducia, così con paura, e pensa, in centro della vita non vedo di più la vita aperta a me, ma io vedo il legalismo del bene e il male, io vedo la proibizione, io leggo la realtà attraverso di questo legalismo, per andare a cercare un rifugio per me, per andare a cercare il limite, che anche Angela ha detto, e nel limite non troviamo bene in una falsa maniera, ma bene proteggito, perché questa apertura radicale è una meraviglia per vivere, ma non è così facile, è facile, ma sì, rischiosa, è una apertura. Quindi, che cosa penso io del peccato originale? Io penso che esiste nella persona umana, in noi, questa possibilità sempre rinnovata di più, lamentabilmente, di sbagliare la mirata e in posto di capire che la nostra vita è un dono aperto e accessibile. Sì, no, perché no, primo deve il governo di fare così, primo, adesso, oggi, e per oggi, e è la provvidenza di Dio, che oggi io posso vivere in connessione con questo centro della mia vita che è un dono aperto. E questo, la mirata è sbagliata, perché la serpente ha una interprete ebraica, che anche dice che questa parola di Nash, del serpente in ebraico, si può assimilare a come se fosse un
murmuro interno a Eva, sì? Come una possibilità, la serpente non come una creatura fatta di Dio, è fatta male, è fatta per creare problemi, questo teologicamente come si può spiegare, ma come una possibilità di capire male, questo per il mondo antico, la serpente è un animale di saggezza, ma di ambiguità anche, perché ha una lingua con due, e può parlare di una maniera o dell'altra maniera. È molto interessante di riflettere questo, non posso, ma questa idea è un'idea che è un po' diversa, perché non è che Dio fa il mondo con una proibizione, è ancora di meno una proibizione in centro del mondo, e che la proibizione, la legge, il limite è la strutturazione del mondo. E questo non mi piace, personalmente non è la mia esperienza, ma penso che io ho una tendenza, e io osservo che nel mondo ha una tendenza di strutturarsi, di vivere così, perché l'altro è il vivere dell'infante, del niño, sì? Del bambino, che Gesù ha detto deve farsi come bambini. Sì? Non perché sono irresponsabili, ma perché sono chiaro, fiducioso e con questo accesso al albero della vita, direttamente. Non aspettano una proibizione, aspettano un accesso a quello che fa felice. Ok, so, questo è un po' di spiegazione. Ma... Buongiorno, volevo fare una domanda alla teologa e poi anche una risposta alla mistica, perché vorrei seguire passo passo il suo ragionamento. Mi ha stupito una cosa che ho sempre sentito dire fin da bambina nelle nostre celebrazioni nelle chiese. Quando noi viviamo il Natale non andiamo semplicemente a celebrare ciò che è accaduto, non è una commemorazione. E ci hanno sempre detto: il Natale si celebra perché Gesù nasce ancora ogni anno, qui ed ora. Quindi noi abbiamo addosso questa responsabilità di fare nascere, appunto, come lei diceva, Gesù qui ed ora. Questa cosa è una cosa bellissima, è una cosa esaltante, però a me mette anche molto timore, perché come ribadiva proprio adesso, l'uomo ha anche questa possibilità dentro di sé di sbagliare. Quindi quando io mi metto nella posizione di generare di nuovo Gesù, perché chiaramente noi non lo possiamo generare nella carne, perché è avvenuto una volta nella storia da Maria, quindi lo generiamo nel pensiero, lo generiamo nelle opere, lo generiamo nelle azioni, però l'uomo, come appunto stavate asserendo anche voi, ha dentro questa, che sbaglia la mirada, no? Le ha detto questo bellissimo termine, no? Per cui l'uomo non è perfetto, e quando magari si propone di generare Dio, può darsi che sbagli la mirada. E quindi, siccome nella storia, a me piace molto, ho studiato anche la storia, ne sono appassionata, tante volte l'uomo, per dire i gruppi umani, l'umanità, ha utilizzato Dio per giustificare un proprio comportamento facendo del male, l'ha fatto nel nome di Dio. Tanto è vero che noi abbiamo anche un comandamento che dice non nominare il nome di Dio in vano, che non vuol dire oddio, oddio, vuol dire non fare delle cose nel nome di Dio che non siano di Dio. Quindi il rischio che io vedo, e volevo appunto fare una domanda a voi, è che l'uomo non possa sbagliare in questo suo proposito di generare di nuovo Dio nella reciprocità, visto che non è Dio, che non è perfetto, perché un limite ce l'avrà pure, no? Di fare nel nome di Dio delle cose che poi sono degli opprobri, che sono delle cose mostruose, che sono delle cose distorte, che nascono delle idee distorte. Sì, c'è la possibilità di sbagliare, ma quando noi sbagliamo Dio non perdona. Ci perdona. Ci perdona. Era questa è la mia, la possibilità di sbagliarsi, la possibilità di non farlo bene, la possibilità di andare e fare la paura di farlo male, questo non è una ragione per non... No, scusatemi, io non temevo il risvolto personale, non temevo il
la mancanza di perdono di Dio, ma le conseguenze erronee che possono nascere a livello anche di gruppi, a livello sociale, di un comportamento che nasce da un'idea sbagliata, di chi si mette nell'idea di essere come Dio e di generare Dio e invece magari genera delle cose mostruose. Tanto per fare il solito esempio, eclatante, classico, ecco, non lo so, penso alla distruzione da parte anche dei cristiani dell'America Latina, per non parlare di Hitler, che tutti citano, ma delle cose mostruose che sono nate anche nell'idea di portare Dio, mentre l'uomo aveva proprio sbagliato l'idea. Si può pensare che questo è sbagliato per la speranza di essere in rapporto con Dio, e questo è vero, che la oppressione in il nome di Dio è la oppressione di più assoluta, è l'oppressione di più terribile, perché tutte oppressioni siano male, ma quando si fa in il nome di Dio si fa assolutamente. Ma questo che è vero è un problema, è un problema terribile. Io non penso che si migliora quando si pensa che Dio non è, o che Dio non è una possibilità di avere un rapporto con Dio. Io penso che questo è la esigenza di fare di questo Dio non una teoria. Questo si può sbagliare di più quando si fa di Dio una teoria che è separata dalla vita. Per questo io ho detto prima che per parire Dio nella vita non si può fare con una teoria che è per tutti uguale. Deve farsi con una testimonianza personale, e la gente che fanno una testimonianza personale di Dio e non fanno una teoria che dopo gli altri devono seguire, sì? Questo è questa mirada, questo sguardo che dicono: io ho fiducia in te e io penso che noi dobbiamo aiutare, noi dobbiamo aiutare tutti a scoprire che cosa deve essere Dio. Non è la stessa quando tu sei attiva o quando tu non sei attiva. E questo non è che è passato con il scoprimento di Latino America e il portamento di Dio. Si pensa che io ho Dio, sì? Ho, tengo Dio e io porto Dio all'altro. No, questo non è che cosa parliamo qui. Per esempio, Pere Casaldàliga, abispo della liberazione, la teologia della liberazione, dicono: quando noi portiamo Dio è già arrivato prima di noi, naturalmente. E questo riguardo del rispetto profondo e radicale per l'altro e per l'esperienza di Dio dell'altro, che non la posso presupponere, sì? E la devo sempre ascoltare. E devo rispettare l'altro. Quando si fa un'esperienza di Dio così rispettuosa, non si può andare con questa, si può sbagliare, ma non in questa maniera drammatica che si è parlato, io penso a questo. Ma io volevo anche dire una breve cosa che ha detto. Io sono d'accordo che non la carne, come io ho capito che cosa voleva dire, che Maria è stata la carne, io l'ho detto prima, ma questa cosa, perché per me il corpo è molto importante, e quando diciamo non la carne ma è nel pensiero, no, è la carne, ma è la carne in un senso che è molto radicale, e teologicamente è una bellissima cosa. Che cosa è il corpo di Cristo? Che cosa è la Chiesa come corpo di Cristo? E questa è una parola solamente, o questo è un mistero che si deve prendere seriosamente anche? Che cosa significa che, per esempio, nel Vangelo di Giovanni, quando Maria si trova con Gesù nel capitolo 20, Gesù risuscitato, e non lo riconosce, e dopo lo riconosce e vuole abbracciarlo, e questa parola non mi tangere, no? No, non mi tocchi, che sembra per il greco originale che non si deve tradurre come non mi tocchi. Non mi toccare, ma non mi ritenere. Non mi trattenere, perché è un imperativo passivo del verbo aptu, e non mi ritenere. Ma come può Maria ritenere Gesù, trattenere Gesù risuscitato? È un'altra di queste domande. Come Gesù, secondo il Vangelo di Giovanni, è sempre con il Padre, e Gesù, per esempio, nell'inno dell'inizio del Vangelo di Giovanni, è chiaro: io sono sempre con il Padre, e
attraverso di tutto il Vangelo, e questo la definizione di chi qui è Gesù, è quello che è sempre con il Padre. Chi mi ha visto a me ha visto il Padre, e per esempio dove abitare viene e lo verrà, perché questo è nel Padre. Dopo della resurrezione, che cosa significa che Gesù dicano a Maria Maddalena non mi trattenere, perché non sono ancora. Che cosa è questo? Come si può? Io non lo so, ma come io capisco, no? E sì, Gesù, il figlio, era sempre con il Padre, ma dopo della resurrezione ha fatto una cosa radicale, questo Gesù. Una cosa radicale in questo senso di dare e ricevere. E questo è, adesso, dopo della resurrezione, Gesù solamente può essere plenamente con il Padre quando tutti siano con il Padre. Questo è molto radicale, ma io penso che il cristianesimo è radicale. E noi possiamo trattenere, naturalmente, quando noi non facciamo vieni, non facciamo sei di queste aperture a Dio in un senso di fiducia senza paura. E questo per me è una immagine molto, molto esigente, ma non in un senso oppressivo, ma molto esigente, molto urgente. Voleva anche dire una cosa di questo, ma forse ok, so così. Grazie. So è nel corpo, sì, questa incarnazione, la incarnazione non è finita in Gesù. Questo è mistero, e la mia parola io lo capisco che sono, no? Insufficiente, lo ho detto già, ma la incarnazione in un senso naturalmente è finita, ma in un senso non è finita. È solamente quando si fa in noi, anche come incarnazione, si può fare questo corpo di Dio, questo Cristo corporativo, che fa il senso di partecipazione in Dio di una forma profonda. Questo. Abbiamo ancora un po' di ora. Sì, c'è? Ringrazio le relatrici e soprattutto Angela, che conosco ormai da 30 anni e che è quella che mi ha risvegliato la chiamata, perché io la chiamata l'ho sentita a casa nostra da Angela. E quello che mi aveva colpito molto e che ritrovo e continua a venirmi in mente è la co-creazione e l'uomo Dio. C'è anche una bellissima canzone di Nora Cana che si chiama appunto Dio Uomo, no? L'uomo Dio. E poi mi ha sempre colpito questo discorso che fa sempre Angela, le possibilità che ha l'uomo di inventare il mondo, il bene, di incarnare. E quindi prima mi ha suscitato anche questa domanda sul peccato originale e sul discorso che fa Angela dei condizionamenti, no? Che sono intorno all'uomo, che gli impediscono di vedersi con gli occhi di Dio. No? Ecco, e mi è venuto in mente questo. Siccome c'è anche questo discorso che il fatto di Maria, che è madre di Dio, come può essere madre di Dio se Dio è l'infinito e lei è una persona, e mi è venuto in mente questo, cioè anche il considerare l'uomo Dio alla teologa è sempre stato così nella religione cristiana, oppure è avvenuto a un certo momento, perché io credo che questo, mentre da una parte dimostra e commuove l'amore di Dio che addirittura viene al pari nostro, no? Si incarna. Però credo che sarebbe molto più utile per il discorso della co-creazione che fosse il contrario, cioè che Cristo fosse l'esempio di uomo che è riuscito a diventare quasi come Dio. Bene,
questo è chiaro che non è stato, come idee, non è stato chiaro dall'inizio della teologia, questa idea della Trinità. La Trinità viene dopo, perché non è solamente il Figlio, ma dopo lo Spirito Santo, ma almeno questa idea di Gesù come Dio, non come uomo che si apre totalmente a Dio e diviene come Dio, adottato, questo si trova, penso, nella carta ai Romani, che Paolo, San Paolo, dice, no? E è stato adottato, utilizza l'espressione. Qual è il significato teologico profondo, che cosa pensava Paolo, si può discutere, ma è chiaro per la teologia oggi che ha un sviluppo che non è chiaro dall'inizio e che non è chiaro per tutti i teologi fino ad oggi. L'ortodossia è chiara in questo senso, è stato così desde il Concilio Vaticano, desde il Concilio di Calcedonia, e dopo è stato confermato del Concilio di Nicea, questa discussione teologica con questo, no, questo concetto homo usios. Questa è una parola greca, ma homo usios significa consubstanziale, si dice così? E nel credo dicevano consubstanziale. Questa era una grande discussione, perché altro dicevano, gli ariani dicevano homo iusios, questo è, si pare della stessa sostanza, ma non è della stessa sostanza, perché esattamente per questo. A me mi piace personalmente, come teologa, mi piace profondamente homo usios, che è la stessa sostanza, perché questo è tutto il centro del mio pensiero, che è la realtà ultima della vita, la cosa che fa riferimento di tutto. Non è una realtà statica, non è una realtà monadica, è una realtà relazionale. Non è relazionale dopo, è relazionale dall'inizio, da sempre, che io non può capire Dio come una realtà monadica, ma come io ho la concezione di Trinità, per me Dio è una realtà dialogica dall'inizio, è una realtà mobile, dinamiche. E questo è per me affascinante, che la unicità, la unità, io penso è molto importante la unità, ma la unità non è più di Dio che la diversità. E questo è il mio libro per la diversità. Perché l'epoca filosofica dei greci, dei primi filosofici di questa tradizione, questi filosofi osservavano che ha una diversità, il mondo si mira, si sguarda e si vede una diversità, ma cercavano la unità sopra o da sotto di questa diversità, perché il pensiero umano cerca di fare senso, e l'hanno trovato nell'acqua, e l'hanno trovato nella terra, e l'hanno trovato nei numeri con Pitagoras, in un principio razionale, è una tendenza dell'uomo, ma anche Eraclito, è un'altra tradizione filosofica, ha detto no, non ha una unità, ha una molteplicità e basta, e non ha una unità sopra, sotto, e fino ad oggi ha queste due filosofiche, concezioni filosofiche, ha una unità di tutto, la diversità è chiara che ha, perché la vediamo, ma questa diversità è una illusione, come Maya, questa è la tradizione ayurvedica dell'India, la Maya è una illusione, non vediamo bene, per questo sguardiamo la diversità, perché sì, abbiamo le veri occhi, vediamo la unità di tutto. Questo è una non solamente una, ma moltiplici visioni filosofici. È la unità questo che è veramente reale o la diversità? La Trinità dice ambas, tutte e due. La unità e la diversità siano ugualmente di Dio. E questo per me è una visione affascinante di Dio. E dopo di questa viene questa idea che in la diversità non è solamente una diversità indifferenziata, è una diversità di amore. E l'amore è fatto di una componente, se si può chiamare così, una dimensione di darsi, una dimensione di riceversi,
è una dimensione di compartirsi, e questa dimensione di darsi, questa tradizione teologica della Trinità, gli dona il nome di Dio, Padre, di Padre, si può dire anche Madre, si può dire Anna, il nome non è la cosa. Questa dimensione di ricevere è, che per me è la più grande fascinazione, che non è meno di darsi, che ricevere non è meno che dare. Questo io devo vivere 100 vece, 100, io devo vivere, io devo avere 100 vite per pensare questo, perché è così grande per me, così importante, così basico. E questa dimensione di ricevere, che per noi, io penso, è sempre come un po' di meno, noi vogliamo essere ricchi, 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 di dare, no? Questo è bene. Quando io penso la parola realizzate, io penso, io so, io ho, io no, io mi vacio, vuoto, sì? Mi faccio questo, che la croce è una realizzazione, è un scandalo. Lo sappiamo, lo dice San Paolo, no? Come può essere la croce una realizzazione, una persona che è malalta, una persona che non si può espressare, quanta gente che sono malalta, che è un fracasso vitale, o no? Perché si pensa, no? Perché dicono a San Benedetto, è la regola, io sono monaca benedettina, che è una benedizione per il monastero che hanno sorelle o fratello malalto, questo no, non deve essere, io sono medica, io voglio curare tutti e io sono felice quando nessuno è malalto. Perché questa idea è malato? Perché questa idea? Che cosa è la umana realizzazione? È un tenere? È un potere? O che cosa è la umana realizzazione? Questa è una pregunta profonda che con la mia comprensione della Trinità io posso sguardare questa pregunta in un senso che per me è profondo, e io penso che la interpretazione è aperta, è nella Bibbia, si può interpretare di diverso modo. Io la interpreto come l'ortodossia della tradizione mi ha dato, ma non solamente perché io voglio fare come la tradizione, ma perché fino ad oggi per me questo è molto interessante. Quando non è di più interessante, io farò un'altra cosa. Solamente con breve cosa, che questo è per me anche interessante di studiare, ho studiato la nozione di creazione di un mistico ebraico del secolo XVI, questo è Isaac Luria, un cabalista, che ha parlato della nozione di Tzimtzum. Tzimtzum è una nozione di creazione che per me fa molto senso, e anche con questo della co-creazione. Questo è, si può pensare che la creazione di Dio è un atto di espansione di Dio. Così Dio è qui e Dio fa una cosa di più. No, questo non fa senso, metafisico, teologico, perché se Dio è, Dio non ha luogo, non si può postulare, non si può parlare di un al di là di Dio, perché Dio è tutto. Oggi questo è un dibattito teologico vivo con la gente, teologhe, che dicono non si può parlare di, perché panteismo è una tradizione che dicono tutto è Dio. Tutto che esiste, no? È Dio. Perché? Perché non si può fare filosoficamente questa idea di Dio è una cosa fuori di Dio. Questo è il panteismo. Ma una tendenza teologica di oggi è il panenteismo. Sì. Questo è un'altra cosa. Questo è che no, che Dio è di più, ma che tutto che è in Dio. Perché non si può pensare un al di là di Dio. Ma io con Luria e con questa tradizione classica teologica, io bisogno, o per me è buona, una idea di libertà radicale per l'uomo. E quando io non posso andare fuori di Dio, e queste sono solamente parole, no? Solamente parole, ma questa idea di libertà radicale per me è meglio di espressarla come fa Luria. E Luria, questo ebraici, dicono
è vero, non ha un al di là di Dio, e per questo prima di fare la creazione, o meglio l'atto di creazione, è, non è un atto di espansione di Dio, ma un atto di contrazione di Dio. Questo è radicale anche, questo è nuovo. Che è un atto di contrazione di Dio? Dio deve di fare spazio per noi. Per noi come libero, come veramente libero, come capace di dire a Dio, come fa Maria, vieni. Perché come si dice vieni, Maranatà, no? Dio è già là, Dio è già il mio cuore. E questo dialogo diventa falso, diventa irrilevante. No, io penso radicalmente che Dio è tutto, è posto tutto, ma è amore. E quindi quando crea, voglio creare in una radicale libertà, ma non può farlo se Dio non si ritratta di prima e fa l'uomo. Come non è distinto che quando tu hai un piccolo bambino e il bambino vuole fare una cosa, tu gli fa spazio, perché sennò non può crescere, non può essere, e dopo tu aspetta che il bambino ti dica no, vieni, e se non ti dicono vieni è un problema questo. Ma così Dio fa prima lo spazio e dopo può esistere un mondo che è veramente alter, che non è una appendice di Dio, che non è controllato di Dio, ma che è sostenuto, il vuoto di spazio e il tempo è sostenuto naturalmente di Dio. Io non mi immagino un mondo rivale di Dio. Dio lo sostiene tutto, ma lo sostiene in una forma che è kenotica. Sì, kenotica, la parola per la teologia, kenosis, come la croce, lo sostiene perché ha fatto un passo indietro. E dopo può esistere, e dopo questa è una tensione che solamente si risolve quando io liberamente, amorevolmente dicono vieni, perché solamente quando Dio è la felicità, è quando Dio è la bontà, è tutta la pienezza, è, ma nel mio mondo io ho solamente luce in la misura che io concretamente nella mia vita dico a Dio vieni e mi ho fiducia. Ma nel nostro mondo Dio è per tutti. Ah sì? E perché nel mondo abbiamo tanta violenza e tanta ogni giorno? No, io non penso che Dio è per tutto, perché quando Dio è la luce, è la felicità, è la pienezza. Dio non è per tutto, ma non è per tutto perché Dio non è un invasore da sopra. Dio aspetta e Dio desidera e Dio si dispera, quando si può usare questa parola, per venire nella mia vita. E quando io piango dicono, oh Dio, ma perché non mi chiama, o che cosa io faccio, Dio non ti piace questo, e io voglio venire con te, io aprimi, e fatà, e io vengono, come a Santa Teresita de Lisieux, che ha detto, Santa Teresa de Lisieux ha avuto anche questi occhi per vedere così, e ha fatto una preghiera che è un po' originale. Ha detto, io vedo Dio che tu voglia dare la tua grazia a tutti, ma non la riceviamo. Quindi io sono preparata, dammi a me doppio, dammi di me. Però non l'ha fatto perché, l'ha fatto perché ha capito che Dio soffre, che non possiamo accettare la cosa che Dio non vuole, sì? Vuole darmi a noi. È come una pioggia, una pioggia di grazia, e noi andiamo, come si piove, e noi andiamo fuori con un piccolo didalino, sì? E noi andiamo dentro e diciamo, oh grazie, grazie per tutto questo che mi ha dato. Ma perché non andiamo fuori con una grossa, no? Con una piscina? E tutto è pleno, e dopo possiamo sperimentare questa generosità di Dio, questo. Allora, grazie a tutti, se non ci sono più domande, grazie.